Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click. Piuttosto che fare racconti narrativi, politici e roba, cioè uno viene qua e vede realmente quello che sarà il futuro, non solo nella nautica, ma anche rispetto a un approccio ai cambiamenti climatici. Cioè il messaggio che io spero che arrivi ai giovani è che ci sono persone che parlano, magari fanno anche finta di litigare fra di loro, eccetera, e poi ci sono quelli che dimostrano, e sono di solito quelli che lavorano, ma i loro genitori che tutte le mattine vanno a lavorare, no? Costruiscono cose, lavorano, faticano, ecco. Questa gente è quella che risponderà e darà le soluzioni a questo problema di cambiamenti climatici, questo problema dell'ambiente, il problema del mare, perché qui stiamo parlando del mare, ma il mare è tanta roba, perché nel mare arrivano anche le acque dolci dei fiumi, l'inquinamento si vede nei mari, cioè quando parliamo di persone che solcano il mare, oggi stiamo presentando barche del diporto, ma non ci sono solo queste, qui ci sono anche barche da lavoro, ci sono le barche di quelli che fanno sicurezza in mare, ci sono tutte le innovazioni tecnologiche, ma la presenza dell'uomo nel mare. Ieri c'è stata la manifestazione di Pescheregge, a cui va il nostro saluto, ma è importante perché nel mare traiamo la nostra vita. Noi abbiamo 8.000 km di costa, si dice, no? Sì, ma anche 8.000 km di mare, capito? Abbiamo, Venezia era secoli fa la regina dei mari, andava, pensate che domani faremo il gemellaggio con Odessa, perché Venezia andava ad Odessa, io ero andato 20 anni fa ancora a vedere, hanno 7 porti, una città bellissima, costruita da architetti italiani, capito? La storia è quella lì, tant'è che il mulino Stucchi era un mulino, no? Arrivava il grano, si portava in altezza, cadeva, si macinava, cioè qui c'era proprio la storia, cioè ci inventavamo le cose, qui siamo all'Arsenale, era un luogo dove a quel tempo nel 500 si è inventata la cultura fordista, quella che poi Ford ha inventato la catena di montaggio nell'800. Questi l'hanno inventata nel 500, facevamo le navi, che si spostavano le navi e non gli uomini, questa è la catena di montaggio, no? Si sposta il prodotto e non la persona sta ferma, produci molto di più. A Venezia lo facevano, le facevano qui dentro questo grande bacino, lo avevano vuotato, insomma, e così abbiamo fatto la flotta che ha fermato i turchi a Lepanto, quando venivano qui con mentalità aggressive, perché invece questa è una città aperta a tutti, qui sono stati i turchi, russi, cinesi, tutti sono passati di qua. Pensate che Venezia è la prima repubblica che ha riconosciuto, libera, che ha riconosciuto la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Venezia, ancora quando era, per dire, dobbiamo ripensare da quel passato questo coraggio di fare le cose, non di dichiararle, farle. Venite a vedere il salone, glielo scrivi. Venite a vederlo, anche la signora Maria dice: mi cosa mi interessa, non ho la barca, non c'entra. Vieni a vedere, non so, tutto il lavoro che fanno i designer, quello che potrebbe fare tuo figlio o tuo nipote magari. Magari gli dai delle indicazioni di scegliere il settore della nautica, il settore del mare, della ricerca. Qui ci sono strumentazioni elettroniche, per esempio c'è l'Istituto Idrografico della Marina che costruisce le carte nautiche. Capisci? Cioè c'è un'industria gigantesca trasversale, ma se i giovani non vengono, magari qui potrebbero essere colti da un'idea. Uno perché magari si compra il gommone, quell'altro invece gli viene in mente di dire: ma potrebbe essere il mio percorso di studi. Questo è il salone nautico, questa è la produzione. E quindi qua c'è proprio la produzione nautico, è produzione di barche, produzione di tecnologie e manufatti per il mare, nel mare. E quindi vuol dire barche, 300 barche, un numero enorme, in grande e bellissima concorrenza con Genova. Beh, questo è un pezzo di futuro che si sta costruendo a Venezia. Ecco, qua è nata l'arte nautica nel 1600, quando facevano una nave al giorno, e oggi siamo qua a fare l'artenà dei veneziani, come lo chiamava Dante. Ci lavorava decine di migliaia di operai di allora, con un grande indotto che riguardava tutto il Veneto, dai legni delle montagne fino ai metalli del Friuli. Questo era un polo industriale. Era un polo industriale con una enorme produttività. Qui è stata inventata la standardizzazione, la costruzione modulare, perché le navi si facevano a livello già modulare, per questo si faceva una galera al giorno volendo, come raccontano le cronache. Per questa ragione dico: qui torna l'industria del futuro per Venezia e ritorna alla base economica della nostra città. Questo è un bel segno. Nautica, industria del mare,
il futuro per Venezia. Grazie mille, Ministro. A voi. Ed eccoci alla terza edizione del Salone Nautico di Venezia, con me c'è proprio il direttore sviluppo mercati di Vela S.p.A. Alberto Bosso. Beh, direi che il primo giorno è partito bagnato, perché ci ha dato quella bagnatina che lo rende anche fortunato, però direi che la manifestazione si sta già dimostrando vincente. Noi sapevamo che c'è stata questa escalation, quest'anno è la terza edizione qua all'Arsenale. Beh, qua dietro di noi marchi e brand che rappresentano quello che un po' è l'orgoglio italiano nel mondo, ci sono nomi importantissimi, da Ferretti a San Lorenzo, potremmo elencarli tutti. E beh, tanto ecco, bello questa immagine, che questa canteristica di altissimo livello ha creduto molto nella vostra iniziativa. Il Salone di Venezia sta dando risultati importanti e qui c'è la dimostrazione. No, assolutamente, noi ne siamo molto felici. Come ti raccontavo anche precedentemente, gli espositori dell'edizione 2021 hanno confermato la loro presenza al 98% e si vede, ma poi abbiamo raggiunto ovviamente tanti altri cantieri. Più di 50 nuovi cantieri che partecipano all'edizione del 2022. È una soddisfazione per noi, ma ovviamente questo è il frutto di un lavoro costante, è il frutto di un'organizzazione che lavora per rendere i nostri espositori di successo, e in questa location che è l'Arsenale di Venezia loro trovano un momento ideale per passare del tempo con i loro clienti più importanti e chiudere affari. E soprattutto anche sviluppare nuove idee. Abbiamo visto stamattina alla presentazione, ecco, come si sta lavorando tutto intorno a quello che è la canteristica, quindi l'indotto nel suo, a 360 gradi, da quello che per esempio può essere uno sviluppo delle marine. Stamattina abbiamo sentito il dottor Perocchio che esaltava proprio questo gran lavoro che state facendo per far sì che poi, ecco, una barca non finisca così, non finisca solo nel momento bello di cui si vede, ma tutto quello che poi gira intorno alla barca, certo. E vuol dire anche turismo nautico per Venezia. Certo, no, questo è l'obiettivo primario, è l'obiettivo che il sindaco di Venezia si è posto quando ha lanciato questa iniziativa più di 3 anni fa. L'idea è quella veramente di sviluppare a 360 gradi un polo nautico nel nord-est dell'Adriatico e a Venezia. Venezia ha morfologicamente le potenzialità, ovviamente con una laguna così distribuita, con una serie di porticcioli e ovviamente con un lavoro importante che deve essere continuato e deve essere fatto, che è quello di infrastrutturare la laguna per ospitare imbarcazioni sempre più importanti, ma le imbarcazioni grandi, ma anche imbarcazioni piccole, per rendere questo turismo del popolo del mare, come le definisce il dottor Luigi Brugnano, che si senta a suo agio in laguna, e questo è il lavoro. Queste manifestazioni servono, il Salone Nautico serve senz'altro a promuovere la canteristica e le imbarcazioni, ma a promuovere tutto quello che è l'ecosistema che gira e gravita intorno al mare. E a questo proposito, beh, per la terza edizione consecutiva c'è stato un crescendo di lavoro svolto per avvicinare tutti a quello che è una nuova filosofia di andare per mare, insomma l'elettrico. Venezia si è fatta un po' anche da capitale, da capofila, di trainare tutto quello che può essere un futuro migliore per dare, certo, una sostenibilità diversa alla nautica. Certo. Siamo ancora ovviamente in una fase di crescita, però ecco, voi siete stati i primi a credere molto in questo e avete dato tanto spazio proprio a quello. No, assolutamente, qui voglio dire, basta visitare per esempio il pontile P2, ma anche le tese espositive, per vedere quanta tecnologia ecosostenibile è in dimostrazione qui al Salone Nautico. E quindi Venezia, ancora una volta capitale mondiale della sostenibilità, non deve rimanere uno slogan, ma Venezia è un laboratorio, deve diventare un laboratorio di idee, un laboratorio di idee concrete che ha poi dei touch point in cui vengono dimostrate queste nuove tecnologie, queste nuove potenzialità, quindi dalle stazioni di ricarica, ai sistemi di pilotaggio, all'elettronica di bordo, alle stesse imbarcazioni costruite con carene adeguate alla laguna e con le motorizzazioni elettriche, ovviamente le tecnologie di pilotaggio, le tecnologie di batterie che per esempio nella Tesa 92 dimostriamo con tanti fornitori. E come avete capito, insomma, un'edizione molto interessante, ricca di novità sia per l'ambiente della canteristica, sia per quello che sono le tecnologie che ci circondano, e poi c'è Venezia che vince di suo, una città che è ripartita subito, forse la prima a dare subito questo segnale di forza per il turismo, perché come hanno liberato un attimo, hanno aperto un attimo i cancelli, ecco, siete già sold out. Sì, no, Venezia è una città che immediatamente è ripartita anche dopo il lockdown, parliamo semplicemente anche dell'anno scorso, ma quest'anno veramente siamo a livelli pre-Covid, quindi un turismo che, devo dire, anche va verso un turismo di qualità, e qualità vuol dire fermarsi a Venezia più di 2 notti, almeno 3 notti, per poter apprezzare una città che deve essere vissuta
in maniera esperienziale, in maniera calma, rilassata. E manifestazioni come il Salone Nautico consentono anche questo. Noi, sapete, abbiamo tantissimi musei civici, abbiamo la cultura, abbiamo i monumenti, abbiamo una città che offre talmente tanto, e insieme al Salone Nautico appunto gli espositori e i loro clienti trovano un momento di relax per vivere 3 o 4 giorni in maniera rilassata, e quindi quando uno è rilassato è anche propenso ad ascoltare e ad acquistare. E siccome siamo in onda durante il Salone, perché loro lo stanno vedendo, oggi è lunedì, sì, avete ancora una settimana, fino a domenica 5 giugno ci sarà modo di visitarlo. Organizzatevi, se riuscite a fare, come dice appunto il direttore, non un giorno solo, ma farne 2 o 3, riuscite anche poi a portarvi a casa quello che regala la città di Venezia, e non soltanto il Salone Nautico, che però in questo momento è il protagonista, per questa settimana è protagonista, e quindi tutta la città si sta gira intorno a quello che è questa bella manifestazione. Quindi vi invitiamo tutti a venire. Vi invitiamo tutti, ma soprattutto vi invitiamo tutti a venire anche con la propria imbarcazione. Se voi avete delle imbarcazioni, noi nelle due marine qui adiacenti al Salone Nautico, Marina Sant'Elena e Marina Certosa, abbiamo riconfermato il programma dell'anno scorso, e quindi ospiteremo gli ospiti che vogliono ormeggiare e pernottare da 1 a 3 notti in maniera gratuita, in modo che possano arrivare con la loro imbarcazione e andare a scoprire le nuove imbarcazioni che possono acquistare. E quindi vi aspettiamo tutti, fino a domenica 5 giugno siamo qua, per cui noi vi regaleremo ovviamente immagini durante questa settimana di quelle che sono tante iniziative, non ve le possiamo svelare perché insomma c'è anche un po' di sorpresa, bisogna tenerla anche per gli espositori, bisogna per tutti, bisogna venire qua e viverlo. Assolutamente, vi aspettiamo. Grazie mille direttore. Grazie Francesco. Il Salone Nautico di Venezia è stata l'occasione giusta per rivedere Tornado, una barca che è nata per le competizioni del 1968 partecipando a gare prestigiose come la Venezia Monte Carlo, Viareggio, Bastia Viareggio, associata a nomi prestigiosi come Adriano Panatta, Bud Spencer, ma che adesso da tempo ormai, ma che adesso più che mai è ritornata con barche da diporto importanti, prestigiose di assoluto livello. Qui a Venezia abbiamo potuto ammirare le novità, ma avremo modo di rivederla anche nelle competizioni attive dal 2 al 4 di settembre a Marina di Cervia. Un campione, Giampaolo Montevoce, insieme a lui un altro campione, Cristian Ghedina. E grazie anche, soprattutto per quel che riguarda la parte dell'Adriatico, a un imprenditore di livello come Alessandro Correggiari, che si associa quindi all'attuale proprietà di Tornado. Allora non mi rimane quindi che darvi l'appuntamento a Marina di Cervia. Per il momento venite qui al Salone di Venezia, perché vale la pena a vedere Tornado. Ciao. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people. Mitty, not only boat, a lifestyle.
SPX, the new generation rib. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. I'm not backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. E sempre dal Salone Nautico di Venezia siamo con il dottor Roberto Perocchio, che è il presidente di Assomarine. Voi rappresentate un po' quello che oggi è il problema della nautica, perché i posti barca sappiamo che un po'... Allora, posti barca da riqualificare, perché quello che noi stiamo chiedendo come porti turistici esistenti, che hanno attraversato 10 anni di crisi del comparto, è incentivi per la riqualificazione delle strutture che hanno operato a fatica in questi anni. Poi naturalmente nuovi porti turistici in costruzione ce ne sono, perché per i prossimi 10 anni le nostre analisi ci dicono ci saranno altri 25.000 posti barca in corso di realizzazione, da Livorno a Otranto alla Sicilia e via dicendo. Però oggi la priorità è rilanciare i porti turistici che ci sono. Quindi stiamo cercando di sfruttare incentivi governativi, stiamo cercando di arrivare alla transazione sui canoni pregressi per fare un saldo e stralcio di pendenze vecchie per le quali molti porti turistici sono ancora in contenzioso, e stiamo lavorando molto per la riqualificazione sia sul punto della transizione digitale, quindi nuovi sistemi informatici per servire la clientela anche a distanza, sia sul fronte della transizione ecologica, quindi impianti fotovoltaici, impianti eolici, riqualificazione di banchine
decine di pontili galleggianti, tutto quello che serve per come dire, approfittare di questo momento positivo di turismo di prossimità. Cioè la clientela europea in generale ha riscoperto le proprie coste. E noi dobbiamo trasformare le marine in resort, perché qua in questa zona... Ottimo, e le marine sono già resort, perché noi... In tutta Italia? No, nel senso che noi abbiamo fatto la normativa dei marina resort, che oggi qualifica un porto turistico, un marina, proprio come un villaggio galleggiante, e questo naturalmente porta ad una incentivazione di quelli che sono i servizi di accoglienza e di ospitalità. E quindi il turismo nautico, quello che dovrebbe poi essere un indotto importante non solo per la cantieristica, ma per tutto quello che appunto porta, cioè, il turismo. Torno a dire, il turismo di prossimità ha incentivato il turismo nautico lungo le coste, perché gli europei oggi riscoprono l'Europa, non se ne vanno con la barca in Tunisia o in Turchia, si preferisce il corto raggio, e questo sta dando un po' di ossigeno al settore. E quindi dopo quello che è stato quel momento buio del 2010, adesso possiamo dire che tutta la cantieristica è ripartita, no? La cantieristica ha avuto un grandissimo successo nell'export, quindi quando si dice l'industria nautica italiana è cresciuta del 25%, è tutto vero. Questo è rivolto al grande mercato statunitense, al mercato centroeuropeo, che hanno assorbito il prodotto nautico italiano. Altro discorso è il mercato interno. Il mercato interno è ancora un po' debole. Se pensiamo per esempio che nel 2008 si facevano 4.100 immatricolazioni di barche nuove in Italia, e nel 2020, ultimo dato, se ne sono fatte solo 347, ok? Quindi voglio dire, c'è un divario enorme ancora da colmare a livello nazionale. E su questo ovviamente ci stiamo lavorando. Complimenti, grazie. Adriatic Wave Group è presente anche quest'anno al Salone Nautico di Venezia con ben 6 imbarcazioni Absolute. La Fiera di Venezia è la vetrina ideale per il nostro range di imbarcazioni che vanno dai 15 ai 24 metri. Abbiamo portato anche una novità in anteprima mondiale, che è la Absolute 56 Fly, che è un'imbarcazione che introduce notevoli miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, ha delle finestrature ancora più ampie e addirittura in questo caso apribili. Buongiorno a tutti, sono Barcella Manuela di Fabbrica Italiana Motoscafi. Siamo presenti per il primo anno al Salone Nautico di Venezia per accompagnare, per sostenere il nostro dealer di zona Adriatic Marine. In questa cornice meravigliosa di Venezia crediamo nel turismo internazionale e nelle possibilità che può darci. Abbiamo portato le nostre 34, la 340 Regina entro fuori bordo e la 340 Regina fuori bordo, e stiamo presentando con un modellino in scala la 470 Regina, che presenteremo al prossimo salone. Questo è il nostro secondo anno di partecipazione alla Fiera di Venezia. L'anno scorso eravamo presenti solo nello stand di montavoci con barca da corsa. Quest'anno avremmo dovuto arrivare con la gara con la Poi Venezia con altre 2 imbarcazioni, però purtroppo è stata rimandata. Abbiamo portato qui invece l'Albatro Evo 32, il nuovo modello, derivato strettamente dalla serie Racing. Diciamo che un prodotto come questo esposto in questa location, che è veramente carica di storia, carica di eventi importanti, è veramente eccezionale. Per il secondo anno consecutivo esponiamo qui al Salone Nautico di Venezia, all'interno dell'Arsenale, una bellissima location che ci dà la possibilità di esporre i nostri gommoni. Oltretutto Venezia è una città con un turismo veramente importante, e quindi la fiera è sempre piena e sono tanti visitatori molto interessanti. Noi esponiamo qui il nostro cavallo di battaglia, che è la 24, in versione sport e in versione dinette, con delle comode sedute e un tavolo che la può trasformare in comodissimo prendisole, grande e generoso come quello della versione sport. Tanti brand prestigiosi. Volevo ricordare che presenteremo al Salone Nautico di Genova il nostro 30, che sarà pronto comunque a fine luglio. Volevo anche ricordare che la gamma si completa con la nostra ammiraglia, la 38. Allora, siamo qui a questo Salone Nautico di Venezia,
e abbiamo portato, dopo un lungo inverno di lavoro, siamo riusciti a portare a termine queste prime quattro imbarcazioni elettriche monotipo. Quindi abbiamo creato una categoria che proviene dal GT30, si chiama GT Electra, che è sono delle imbarcazioni full electric, e qui al Salone Nautico quest'anno l'1 e 2 giugno ci sarà la prima regata full electric monotipo al mondo. Ovviamente sono barche dedicate ai ragazzi, per portare in questo mondo dei giovani e nel futuro portarli in categorie superiori, però fargli capire che la difesa dell'ambiente, l'ecologia è importante anche per noi della motonautica, e quindi in questa prima sfida tra imbarcazioni elettriche ci saranno 8 ragazzi che si confronteranno in 2 manche con finale il 2 giugno, dove ci saranno anche delle persone importanti che porteremo qui al salone per la premiazione. E finalmente siamo riusciti a portare in acqua queste barche. Qui al salone ci sono anche degli altri prototipi molto importanti, faremo un'altra regata che si chiama E-Regata, che però è a tutto delle barche diverse una dall'altra. E poi c'è anche l'E1, ho visto, che è una categoria veramente molto impressionante, una barca bellissima. Stanno portando avanti questo prototipo, ovviamente hanno scelto una via molto complicata e molto performante, noi abbiamo preferito per il momento portare avanti questa idea di queste barche semplici con motori efficaci, per il momento con una potenza abbastanza limitata, capaci comunque di 35 nodi di velocità, ma il prossimo anno siamo già pronti ad arrivare a 50 nodi con lo stesso tipo di barche, quindi credo che dei ragazzi possano divertirsi nel pieno rispetto dell'ambiente, e grazie al Salone Nautico che ci ha aiutato in questo progetto. Sono fiducioso che l'1 e 2 giugno ci divertiremo. Ma sono definizioni così, cioè, perché abbiamo ogni anno cresciamo di espositori, di visitatori, eccetera. Ma non è che noi seguiamo questo, seguiamo la voglia e la passione di fare le cose belle, la gente deve salutarsi, star bene, poi si fanno sempre i conti come tutte le cose. Sicuramente il trend è molto positivo, ma credo che sia importante avere anche un po' di coraggio, un po' di sfida, perché se uno, guardate, lo dico a chi vuol fare un'impresa, anche piccola, se fa solo conti non farà mai l'impresa. L'impresa comunque c'è una parte di rischio che deve accettare, deve farsi bene i conti, ma poi deve accettarle. E anche le città devono imparare a fare rischi, anche il governo deve imparare a prendersi dei rischi ponderati, ragionati. Noi cittadini abbiamo il dovere di mettere gente meritevole, a prescindere dalle appartenenze politiche. Se tu metti gente meritevole, saranno buone idee che vengono fuori. Comunque ci sarà al limite un confronto tra buone idee. Se metti un cretino, avrai anche un'idea cretina, no? Per cui questa è una responsabilità del popolo italiano. Dovete scegliere in base ai curriculum delle persone. Poi ognuno sceglie le sue aree, i suoi riferimenti, ci mancherà, la democrazia è bella per quello. Però se noi partiamo dal merito, e guardate, quando tu parli di aziende, piccole o grandi che siano, non sbagli mai, perché lì sono sempre in confronto col mercato. Il mercato, dico che il cliente, a quel punto è più cittadino, il cliente è sovrano, e se tu non ascolti il cliente non avrai mai successo. Lo devono imparare anche i politici, lo devono imparare anche tutti quelli che fanno tutte queste cariche, queste robe, che hanno le scorte, cioè, ascoltassero i clienti, i cittadini. Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click.